Mister, buongiorno. Buongiorno. Si torna di nuovo a parlare di calcio giocato, non di altri fatti, diciamo, possiamo dire, dopo quello che si è visto a Crotone. Ecco, però quello che si è visto a Crotone in campo è, tra l'altro, vogliamo ribadire, una squadra viva, una squadra convinta, passo per passo, giornata per giornata. Questi ragazzi stanno prendendo anche coscienza di quello che stanno facendo. Allora, dato che mi hai fatto la domanda sulla partita di Crotone, innanzitutto siamo vicini a Medeo, sia come squadra, come staff, come tutte persone della Juve Stabia, e mi fermo qui. Analizzando la partita abbiamo avuto una doppia percezione, no, di quella che è stata la partita. Ho visto la nostra squadra nel viaggio di ritorno molto silenziosa e anche noi staff eravamo. Perché sinceramente ci sono state delle cose dove sono stati superiori a noi, quindi ci aveva lasciato un pochino di amaro in bocca questa cosa. Poi durante la settimana, riguardando la partita, l'abbiamo rianalizzata insieme, abbiamo avuto la percezione che noi abbiamo evidenziato un pochino di più quelle che sono le loro qualità, mettendoci un pochino meno del nostro, ovvero ci è mancato il morso. Il morso ci è mancato in alcuni momenti della partita e siamo andati a evidenziare degli aspetti positivi di loro. La nostra squadra non può giocare senza il morso, questo dalla partita di Crotone ne dobbiamo uscire ancora più consapevoli. Siamo stati bravi, specialmente nell'ultima mezz'ora, a tenere un risultato importante, però la nostra squadra senza il morso non può e non deve giocare, ma noi il morso, perché tutta la nostra squadra corre, perché anche la partita di domenica si è scaricata di GP, ha corso tantissimo, e si applica, ci dà dentro, però è quel morso sul metro che ci è mancato domenica, che evidentemente la partita precedente ci aveva un pochino diluito, e questo non deve succedere, perché è la differenza. Di mister, volevo prima di tutto farle i complimenti, non per i risultati sportivi, che pure meritano di essere felici magari, ma per la signorilità comunque mostrata nel post-gara di Crotone. Mentre altri hanno fatto finta di essere signori, ma probabilmente lo sono stati di meno tra primo e secondo tempo, lei ha specificato le cose di campo restano tali, chiaramente, finisce la partita e tali rimangono. Però voglio farvi complimenti per questo, non deve essere una provocazione verso chi No, magari no, ma risiede anche da altre perché. piazze, però lei ha dimostrato che il Signore lo si fa realmente, non solo a parole. Volevo un suo commento. No, ma perché all'interno del rettangolo, negli ambienti, si verificano delle cose dove devono rimanere lì, sono cose nostre. Poi, ti ripeto, siamo molto dispiaciuti per Amedeo, ma siamo dispiaciuti in generale per tutto quello che è successo. Pensiamo al fatto che noi abbiamo una partita importantissima domani, dove abbiamo la necessità di dare il meglio, abbiamo la necessità di vedere una Juve Stabia che ha il morso sul metro in modo evidente su ogni pallone, sul campo, perché è una partita che richiama un pochino tutti i sacrifici che dal 18 di luglio i ragazzi hanno fatto, che sono tanti, perché per arrivare a una posizione del genere i sacrifici veramente che sono stati fatti sono tantissimi, e non solo dei ragazzi ma anche della nostra gente, dei nostri tifosi, che partita al 18 di luglio, alla prima amichevole, no, con questo entusiasmo, diciamo, e giorno per giorno si sono riempiti i seggiolini, giorno per giorno ci hanno spinto sempre di più, quindi questa è una partita che va a racchiudere un pochino i sacrifici sia dei giocatori e i sacrifici della nostra gente, della nostra curva, di Castellammare Sportiva. E quindi domani abbiamo l'esigenza di unirsi ancora e di spingere forte per dar valore a quelli che sono stati i sacrifici. E quindi sia i nostri tifosi sugli spalti li chiedo di spingerci perché per noi sono importantissimi, e sia a tutti i ragazzi che devono giocare con grande morso, grande fame, grande responsabilità, ma basta vedere
quando si gira per Castellammare o durante gli allenamenti, lo sguardo della nostra gente, dei nostri tifosi, che si percepisce cosa stanno provando, e noi dobbiamo cercare in ogni partita, in ogni pallone che giochiamo, di farlo anche per loro, perché lo meritano. E poi anche per, ripeto, per noi stessi, perché è un momento importante, è un momento dove si potrebbe andare a valorizzare anche quelle che sono le nostre ambizioni, e per questo dobbiamo spingere forte. No, per me esiste solo la partita di domani. C'è quella di domani, non esiste altro, gioca chi sta meglio. In questo momento devo essere molto attento all'attivazione mentale di tutti i giocatori, perché ci sono giocatori che stanno giocando un pochino meno, che stanno spingendo forte. Nessuno di quelli che sta giocando un pochino di più si deve sentire il posto, perché questo porta meno morso e questo porta a prestazioni di meno valore rispetto a quello che è il reale valore nostro. E quindi dobbiamo essere tutti sul pezzo. La partita di domani è quella che conta, ci sono dei giocatori in diffida, ma se meritano di giocare, giocano, e anche perché sono consapevole che chi gioca al loro posto o domani o la prossima o quella dopo darà il massimo, perché sono estremamente soddisfatto di tutta la rosa, di tutti i ragazzi. Però devo essere sincero, mi sto rendendo conto che ci sono dei giocatori che stanno giocando un pochino meno, che stanno spingendo forte e meritano grande attenzione. Meritano grande attenzione anche nella valutazione di poter partire dall'inizio, e su questo devo, io e lo staff dobbiamo fare, ripeto, ci dobbiamo far caso. Ma io penso che ogni squadra che gioca qui a Castellammare contro la Juve Stabia in questo momento cerchi di dare tutto. Questa è una consapevolezza che anche noi all'interno dello spogliatoio dobbiamo avere, quindi ogni partita ha la sua difficoltà, ogni partita ha la sua strategia, e noi dobbiamo essere bravi a trovare la strategia giusta. Ma ripeto, è l'atteggiamento, alla base di tutto c'è l'atteggiamento. L'atteggiamento che per noi deve essere un atteggiamento che ci porta a valorizzare tanto di quello che stiamo facendo. C'è un po' di influenza. E niente, è quello che conta, è come noi approcciamo la partita, è il morso che mettiamo, è quanto lottiamo su ogni pallone, e quanto, ecco, secondo me dobbiamo essere bravi, no? A capire l'importanza di giocare bene, che è la conseguenza, il risultato poi è la conseguenza di come una squadra gioca, però allo stesso tempo non andare solo alla ricerca del gioco, ma andare alla ricerca anche di quello che è l'essenziale, di essere pragmatici, di essere cinici in zone di campo dove dobbiamo essere cinici, perché sennò se ci accontentiamo solo di giocare, questo non va bene, specialmente in questo momento qui, perché la nostra dimensione deve essere quella di fare i risultati, di fare i punti che ci portano a valorizzare un gioco, a valorizzare un lavoro. Quindi dobbiamo avere il giusto compromesso tra l'efficacia e l'efficienza. È importantissimo in questo momento questa cosa. Dobbiamo essere efficaci. Mister, domani sulla panchina del Francavilla ci sarà Occhiuzzi, che ci ricorda brutte cose, quelli che stanno a fare, perché l'ultima volta che è incontrata la Vestabbia ha vinto con il Cosenza e di fatto ha assaggito la recessione della Vestabbia. Questo deve essere un valore, un motivo in più per la squadra di avere, e per l'ambiente di avere un atteggiamento giusto nei confronti di una partita di calcio, perché sempre di partita di calcio si parla, ci deve essere il giusto divertimento, ci deve essere la giusta attenzione anche alla cosa che hai detto. Sì, lei lo conosce perché l'anno scorso fra Olbia e Sira, sì, due volte con due pareggi andata e ritorno, e vengono da tre risultati positivi, ecco, si diceva anche il collega Cerignola, che è sfuggito, diciamo, di fatto la vittoria dei secondi finali. È una gara pure questa trappola, no? Perché magari... Ma l'anno scorso erano due partite, momenti diversi, in uno dove eravamo primi e in uno dove avevamo già i punti di penalizzazione in arrivo, quindi c'era una situazione societaria e ambientale particolarissima dove erano proprio due cose diverse. Quindi domani è una partita altrettanto diversa, dove noi dobbiamo essere bravi a mettere il meglio di ognuno di noi dello staff
il nostro, però sicuramente i primi a trascinare l'ambiente, a trascinare la gente, a giocare con la garra, dobbiamo essere noi sul campo, noi dello staff, dobbiamo essere bravi a trasmettere questo ai ragazzi e i ragazzi devono essere bravi a trasmettere questo al nostro pubblico. Se facciamo questo, il nostro pubblico ci spinge e traiamo dei benefici. Poi ogni partita ha le sue difficoltà. Ministro, come sta la squadra e domani rivedremo, c'è possibilità di vedere anche Piovanello da Monocardi? Sì, Piovanello ha recuperato, si è allenato con la squadra, naturalmente ha fatto un solo allenamento con la squadra, però Piovanello è un ragazzo che per costituzione, che per è, non ha grossi problemi a entrare subito in condizione. Ora sono due partite dove dobbiamo richiedere il massimo da tutti, anche a quelli che stanno mezzo e mezzo. Anche Mignanelli non sta al 100%, non stava al 100% nemmeno domenica. Migna è una persona di qualità e ci ha dato una mano. Se riusciamo a recuperarlo lo mettiamo in campo, se no giocherà un altro al suo posto che sicuramente darà il massimo. E come Mignanelli, dalla partita di domenica abbiamo un altro paio di situazioni da valutare, ma sono convinto che domani avremo tutti. Domenica ci mancava sia Piscopo che Mignanelli, chi ha giocato ha fatto bene il suo e quindi siamo soddisfatti di tutta la rosa. Ma io penso, cos'è che ci accomuna di più, no? È l'umiltà con la quale viviamo. Io sono una persona umile che, come il direttore, esco poco, le volte che esco, ripeto, sto vivendo un bel momento qui a Castellammare perché secondo me siamo vicini a livello caratteriale con la nostra gente, con le persone che ci seguono e che ci spingono, c'è stima reciproca e penso l'umiltà ci accomuna e anche la fame di calcio, no? Perché Castellammare è un ambiente che ha fame di calcio, io sono una persona col mio staff e i miei giocatori che abbiamo fame di calcio e questo ci accomuna. Sì, è vero quello che dici. Brian, allenatore forte, bravo, affermato, che ha fatto grande carriera, che rispetto a me non c'è niente a che vedere. Però sono un po' più giovane. Però. Va bene, grazie.